Gesù predicava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnaum sulla riva del mare, nel territorio di Zebulun e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zebulun e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regno e in ombra di morte una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo loro padre riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Različitih bolesti i patnja, opsjednute mjesečare uzete i on ih ozdravljaše. Za njim je hrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. Riječ. Parola del Signore. Tko ne poznaje Chi non conosce Sacra Scrittura non conosce Cristo. Queste sono parole di San Geronimo Dalmata, un gran personaggio tanto innamorato della parola del Signore, l'uomo nato in queste parti, che è diventato traduttore della parola di Dio nella lingua latina, che era la lingua del popolo. L'uomo che con tanta gioia ha spiegato questa parola, che con sapienza della stessa parola è stato avvolto e ha cercato ad avvicinarla e comprensibile a tutti gli abitanti della terra. È proprio 30 settembre dell'anno scorso, nel 1600 della morte di San Geronimo, Papa Francesco, questa terza domenica dell'anno, proclama Domenica della Parola di Dio. Queste parole di San Geronimo si aggiunge anche Papa Gregorio Magno, quando dice: chi conosce Sacra Scrittura conosce il cuore del Signore. Anzi, Sant'Agostino dice che la Sacra Scrittura in realtà è la lettera d'amore che Dio ha mandato all'umanità. Queste bellissime testimonianze, queste bellissime parole della Sacra Scrittura provengono dall'esperienza vissuta nella parola di Dio e sono una chiara manifestazione oggi a noi che nessuno può chiamarsi cristiano, nemmeno cattolico, se non ha continuo, quotidiano rapporto con Dio proprio per mezzo della parola che Dio ha lasciato a me e a te, cari fratelli e sorelle.
partendo dalla bellissima esperienza della parola di Dio, San Francesco d'Assisi, la Sacra Scrittura e parola di Dio, vedeva come un sacramento. La Sacra Scrittura per lui è Signore Gesù Cristo che si dona a noi. Così con le parole di Dio sempre si comportava con un grande rispetto. I suoi fratelli, santo, istruiva di tenere tutti i pezzettini della carta dove sono state scritte le parole del Signore, anche se si tratta dei pezzettini strappati da qualche libro. Tutto questo deve essere conservato in luogo adatto. I fratelli per la parola di Dio creano qualche tempo di tabernacolo. L'esperienza di San Francesco della parola di Dio in realtà ci parla anche che la parola di Dio è diventato il programma della sua vita, del suo ordine. La regola dei fratelli minori è vivere il Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. La sua prima regola con cui è venuta Papa Innocente era composta dalle parole della Sacra Scrittura. Quando nella vita di San Francesco e nella vita dell'ordine bisognava decidere qualcosa di importante, la parola di Dio era la saggezza alla quale si riferiva il santo. Cari fratelli, essere tutti questi esempi citati dalla vita dei grandi personaggi della Chiesa vogliono solo confermare quella esperienza dell'Emaus con quale Papa Francesco inizia lettera apostolica, con quale lui proclama la Domenica della Parola di Dio. L'esperienza dei due discepoli lungo la via verso Emaus fa vedere la via con quale risorto porta quelli due alla vera fede. Lui allora scopre il senso nascosto della Sacra Scrittura e li istruisce a comprendere le parole di Dio. Dopo che il risorto ha aperto il loro cuore per comprendere la lettura e il piano di Dio, i discepoli pregano il Signore di rimanere con loro e lui pronuncia la benedizione della benedizione, cioè di consacrazione, spezza il pane e lo dona a loro. Allora si aprono gli occhi e lo riconoscono. Per mezzo di questo noi capiamo quanto è inseparabile la relazione tra Sacra Scrittura e l'Eucaristia. La Chiesa, come dice la Costituzione dei Verbum del Secondo Concilio Vaticano, sempre ha venerato le letture come il corpo del Signore, perché soprattutto nella Santa Celebrazione continua a prendere e a offrire ai fedeli il pane come sua parola, così anche il corpo, così inseparabile dalla Sacra Scrittura dei Sacramenti, perché la parola di Dio ci porta nel mistero e ci fa scoprire il senso di questi atti che sono molto importanti per la nostra salvezza. Una continua compagnia con Sacra Scrittura, la celebrazione dell'Eucaristia, aiuta che le persone che appartengono gli uni agli altri si conoscono a vicenda. Noi come popolo cristiano che cammina nella storia sono forti perché in mezzo a noi è presente il Signore che ci parla, che ci nutre. Perciò il giorno consacrato alla Sacra Scrittura non viene una volta all'anno come per esempio oggi, ma una volta per tutto l'anno e per tutta la storia, perché Papa la dice, noi è urgente, abbiamo bisogno di diventare familiari con Sacra Scrittura e con Cristo risorto, che continua a spezzare la parola e il pane nella comunione dei fedeli. Perciò noi dobbiamo essere sempre più vicini alla Sacra Scrittura, se no il cuore rimane gelido, i nostri occhi chiusi e noi come siamo flagellati da diverse forme di cecità. San Paolo nella lettera a Timoteo dice che la lettura è necessaria per riparare, allevare, educare nella giustizia. Perciò, fratelli e sorelle, la Sacra Scrittura non è solo una raccolta dei libri storici, né cronica di un popolo o la vita di certe persone, ma
è completamente concentrata alla salvezza dell'uomo. Per, la, per i libri biblici non dobbiamo dimenticare il suo compito, che primo suo compito è la nostra salvezza, e tutto è concentrato su questo, cioè quello che è stato scritto nella natura della Sacra Scrittura, che è composto come storia di salvezza nella quale Dio parla e opera per uscire all'incontro a tutte le persone e per salvarli dal male e dalla morte. La Sacra Scrittura allora non è un libro solo per gli studiosi, nemmeno per un certo giro di persone, nemmeno come un souvenir o una cosa importante per noi che è come un bel addobbo e si tiene in qualche posto nella casa. La parola di Dio che è composta nella Sacra Scrittura è viva, è reale. Non è stata detta e non riguarda solo qualcun altro, ma riguarda me, te e ciascuno di noi nella stessa maniera. Parola di Dio che è stata espressa a me e a te, chiede la mia e tua risposta, e questa risposta può avvenire solo nel nostro quotidiano, nella quotidiana compagnia con questa parola, nel modellare la nostra vita secondo il suo consiglio. Essa ci rinfresca, ci guida per mezzo della parola di Dio. Fratelli e sorelle, alleviamo i nostri figli. La parola di Dio sia per noi la consolazione, la forza per la vita. Questo per noi è di importante, di grande importanza, non solo oggi ma in tutta la storia della Chiesa, ma soprattutto oggi, quando in questo tempo di mass media ci sono troppe parole, sia quelle scritte che quelle pronunciate, ma sono sempre parole umane, che molto spesso portano la confusione all'uomo e lo portano fuori via retta. Un grande scrittore, Dostoevsky, testimonia che in 4 anni di sua persecuzione lui con sé ha avuto solo un unico libro, cioè Sacra Scrittura, e come lui dice, lui l'aveva sotto il suo cuscino e la leggeva ogni giorno, meditava di ogni parola scritta in essa, ha imparato in memoria e nella Sacra Scrittura ha trovato la consolazione e l'aiuto in quei periodi così pesanti per lui. Fratelli e sorelle, poco fa nel Vangelo abbiamo sentito come Gesù all'inizio di sua opera pubblica da sua parola convertitevi, si è avvicinato il regno dei cieli. Sentire la parola di Dio e convertirsi significa una totale conversione dell'uomo, trasformazione di un uomo in modo che cominciamo a pensare, desiderare e operare in maniera diversa. Questo prima di tutto significa che l'uomo deve rinunciare a ogni male nei suoi pensieri, nei suoi atti, che dobbiamo vivere come è stato scritto nei 10 comandamenti, ma è importante vedere anche quell'altro. Gesù dice che si è avvicinato il regno dei cieli perché è lì, è presente. Perciò è importante chiedersi, quando io comincio a dedicare di più tempo al mio compagno di vita, alla mia famiglia, al mio figlio, bambino, padre, mia madre, unica risposta giusta sarebbe oggi, quando smetto di fare del male, quando sarò capace di perdonare come voglio che anche gli altri perdonano a me. La risposta è sempre la stessa, oggi. Quello oggi conferma la sincerità della mia decisione, che veramente voglio farlo. Quello oggi è la testimonianza che veramente posso anche realizzarlo. Abbiamo sentito come Gesù ha chiamato i pescatori Pietro, Andrea, Giovanni e suo fratello Giacomo. Loro, la parola di Gesù, rispondono allo stesso momento, lasciano le barche, le reti, i loro padri e seguono Gesù. Così anche nella nostra vita. Colui che veramente vuole aiutarti, colui che se vuole ascoltare la parola, fa subito, senza indugio. Ciascuno di noi ha qualcosa che dovrebbe fare ancora, qualcosa che gli sta dietro la spalla,
qualcosa che significa un grande cambiamento nella propria vita. Quando farlo? Quando prendere questa decisione? Solo oggi. Non siamo noi padroni del giorno di domani, perché nessuno ci garantisce che domani avremo la possibilità di vivere ancora di meno, di fare quello che abbiamo pensato. A noi è stato donato solo questo giorno d'oggi. Oggi possiamo e dobbiamo fare qualcosa. Magari questa è una cosa piccola, ma qualsiasi cosa facciamo con amore è grande. Cari fratelli e sorelle, alla fine ci ammonisce grande scrittore Origen, che dice: voi che normalmente prendete parte dei misteri del Signore, quando ricevete il corpo del Signore tenetelo con tutto rispetto, così che nessuna briciola cade sulla terra, e perché non si perde nulla di quello che è consacrato. Siete convinti, ed è anche giusto, che sarebbe il peccato lasciare che qualche briciola cade per terra, perché se voi mantenete il corpo di Cristo, allora pensate che per peccato minore trascorrere la parola di Dio. Cari fratelli e sorelle, il Signore ogni giorno ci dà la sua parola. Per mezzo di questa domenica dedicata alla parola di Dio, la Chiesa vuole che nel popolo del Signore cresce la vicinanza alla Sacra Scrittura, che veramente, come dice Deuteronomio, la parola sia sempre vicina a noi, nella nostra bocca e nel nostro cuore, così che la mettiamo in pratica. La sera della parola di Dio, la Beata Vergine Maria con sua intercessione ci aiuti in questo, così che la parola di Dio leggiamo, l'ascoltiamo, di vivere insieme ad essa e vivere nel nostro cuore, e con tutto il cuore la mettiamo in pratica, e così diventiamo i testimoni dell'amore di Dio e coloro che portano buona novella a ogni uomo. Amen.